Ciao! Bentornati, sono Barbara. Io sono Lara. Allora, oggi vi facciamo vedere un vlog dell'ultimo evento e vi diciamo già che siamo in pieni preparativi, ho qui fogli, cose, eccetera, perché stiamo per ripartire. E andremo a Sandwich Comics. Esatto, ci vediamo a San Benedetto del Tronto il 2 e il 3 luglio 2022 al Sandwich Comics. Avremo il nostro stand, quindi saremo durante tutto il periodo della manifestazione in entrambe le serate, ma ci saranno anche i miei firmacopie, quindi vi aspetto anche lì perché sono i miei primi firmacopie ufficiali. Cioè, ricordiamoci che io sono riuscita a pubblicare un libro durante la pandemia mondiale. Esatto, Quindi ora quindi che ricomincia tutto, venite, venite, ragazzi, prendete. venite. Esatto, sì, sono proprio. Sarò felicissima di vedere ognuno di voi. Le tappe sono appunto il 2 e il 3 luglio e i miei firmacopie sono alle ore 21:30 di sabato e alle 22 di domenica. Vi aspetto. Ma allo stand ci trovate sempre durante tutte le 2 giornate e siamo molto vicine al reparto K-pop. Guarda un po'. Quindi se siete appassionati di K-pop venite perché ci sarà una random, Ma pure se ci non lo sarà. siete, venite lo stesso. Esatto, quindi è per tutti, per chi ama i cosplay, per chi ama il K-pop, per Anime, chi ama manga, gli eccetera. anime, i fumetti, venite, Fairy, vi pietre, divertirete. L'ingresso è tutto. gratuito, quindi potete farvi una bella passeggiata e vedere un sacco di cose belle e divertirvi. A proposito, ho nominato la parola cosplay perché oggi vi Esatto. facciamo vedere un po' di vlog di quello che è stato il cosplay di Lara. Esatto. Come sapete, io faccio cosplay e io aspetto sempre fiere del genere per fare cosplay, tutto quanto, sono appassionata di anime, manga, eccetera, videogiochi. In Giappone si vestono cosplay quando vogliono. Esatto. In Italia Qui. invece è diversa la cosa perché la prendono come costumi di carnevale. Ma sono costumi di carnevale? No, ragazzi, perché cosplay e costumi di carnevale sono due cose diverse. Esatto, è proprio una Vi cultura picchio. diversa. È come se voi entraste in uno dei vostri personaggi anime e manga preferiti e non Esatto. solo. Ma tu che personaggio hai portato a Rossia Comics? Allora, all'Ostia Comics ho portato per 2 giorni di seguito Junko Enoshima di Danganronpa. Esatto, non so se vi ricordate in un video precedente che abbiamo fatto con una haul di Shane, Lara aveva tirato fuori la parrucca. Esatto, avevo preso 3 parrucche. Tra queste tre c'era una parrucca rosa pesca bionda, cioè non proprio bionda, ma rosa Sì, pesca. strawberry blonde. Esatto, con 2 megacodini di qua. Ecco, io ho portato quel cosplay. Esatto, ma non pensiate che il cosplay è appunto un vestito pronto che uno se lo mette via. No, perché i veri cosplayer si complicano la vita preparandosi Esatto. tutto a mano. Allora, adesso vi spiego. Per fare un cosplay, io i cosplay non è che tipo, a volte, allora, in pochissimi casi me lo sono comprato. Tipo, io mi sono comprata il cosplay di Miku su Vinted, poi mi Esatto. sono comprata Junko, appunto, me lo sono comprata perché io prima me l'ero fatto. Me l'ero fatto in casa con un cardigan, però era troppo pesante. Poi una gonna, per il fatto che quella gonna era un po' troppo basic, eccetera. Però ho tanta casini. Poi del tipo mi si è rotto tutto, quindi ho detto Lo compro. Però anche compriamolo. quella è stata una ricerca un po' handmade perché l'hai trovato su Esatto. Vinted usato a un ottimo prezzo. Nuovo sarebbe costato il doppio, più del doppio. Esatto, quindi ha trovato un buon prezzo, ha trovato la sua taglia, quindi anche quella è una ricerca. Anche il fatto Esatto. di cercare vestiti comunque sia è una cosa che si fa manualmente. La parrucca? La parrucca invece l'ho presa da Shane. Ma l'hai E, dovuta stilare? ovvio, perché allora le parrucche non sempre arrivano già perfette. Allora, nel caso dei codini, volevo fare proprio il frisé e cotonarli tantissimo per fare la parrucca tutta esplosa. Perché mi piacciono i cosplay con le parrucche esplose. Però soltanto che quella parrucca era arrivata già. I Sistemata. codini erano arrivati talmente belli, erano ricci mossi. Però un riccio così bello che l'ho tenuto, Hai però ci sistemato stava. Ho tutta sta parte, sistemato soltanto la parte di sopra senza i codini, perché ovviamente quei 2 codini erano 2 mollette giganti. vero? Hai fatto un vlog di quando hai sistemato la parrucca, vero? Sì. Allora ve lo faremo vedere in un prossimo video. Oggi vi facciamo vedere invece i preparativi o la ricerca per fare un accessorio molto importante. Ossia, il martello del Monokuma, tra parentesi, Junko Fanmade, vabbè. Esatto, che è veramente gigantesco. A fine video vi faremo vedere come è uscito. Ma è partito tutto dal niente, è completamente fatto a mano da Lara. L'ho fatto tutto io, ci ho messo tipo 4-5 giorni, però completamente, sì, 5 giorni,
Perché allora, ora vi spiego, il primo giorno abbiamo comprato le cose e lì mi sono messa, ho preso lo scatolone e mi sono messa tipo a disegnare prima con la matita tutto. Il primo giorno mi sono messa, faccio un piccolo spoiler, io ho voluto fare quattro lati. In teoria io dovevo disegnare una spirale bianco e nero, tutto che gira, da una parte, ma ho detto no, io mi sono disegnato una spirale gigante. Sulla parte rettangolare dello scatolone, ossia mi sono complicata la vita Ah, perché perché al non era posto tonda, l'hai fatta, l'hai dovuta fare l'ho fatta al lunga. rettangolo, sì, quando dovevo Wow. fare quadrato ai lati della Hai scatola. Spero si sia un capito. lato corto, tu l'hai fatto sul lato Esatto. lungo. Io ho fatto lato lungo perché volevo, no, non perché volevo complicare la vita, ma ormai sono abituata, dicevo, no, perché in realtà mi andava di riempire di più il martellone, quindi spero si sia capito. Vabbè, ora E allora riprendo siamo andate l'audio. a dovevamo prendere il martellone, era una scatola, e fin qui ci si arrivava. Ok. Il manico era un po' complicato, quindi siamo andati in giro a cercare qualcosa per fare il manico e le vernici. Giorni fa ho messo una foto, una storia su Instagram in cui c'era il pavimento e si vedevano le tue pitture. E ho detto ai fan, ho detto, chi è che sta facendo Lara? E molti hanno scritto, si sta facendo la tinta, sta pitturando i muri, No, hanno scritto di ragazzi, ora vi tutto. spiego perché non mi voglio fare la tinta. Allora, Ok, uno, porto le parrucche. esatto. Due, faccio. Dovresti decolorarti i capelli. No, no, quello non mi interessa. Ah, Quello non mi interessa, posso pure sfondarmi i capelli. tu Ma sei io fatto. attualmente faccio anche il cosplay di Serena di Pokémon, che ha i capelli normali. E Esatto, quindi. Esatto, non puoi tingerli. non me li Li tingo. vorrebbe anche tagliare, però non Sì, si no, ritaglia non fa niente. pezzerino. Io me li voglio tagliare. Fa niente il cosplay di Serena, piuttosto mi faccio i capelli corti. Sì, ragazzi, mi voglio ancora tagliare i capelli. Prossimamente, Posso prossimamente dirlo ve lo più o meno come dico. me li voglio fare? Sì. Me li voglio fare proprio corti, corti, tipo Django and the Yenipen, però con le orecchie magari coperte. Perché. Orecchie di villa non vuoi farlo? No, esatto, io Comunque a ragazzi breve non me ho li taglio. le orecchie. A breve me li taglio pure io. Lo so che lo sto dicendo da 6 mesi, però ci siamo quasi arrivati. Poi. Esatto. Allora, quindi siamo andati a prendere il martello. I colori, insomma, vabbè, vediamo un po' di immagini così vedete questo vloggino materiali e capirete quanto è complicato trovare queste cose. Fa un po' caldo. Un po', Ma è bello. scusa, perché quando noi Questo è proprio. Adesso sono un po' attenta che. Ma io mica posso guidare questo coso in testa. Infatti mi metto dalla mia parte. Ok, avendo la macchina così grossa. Allora ragazzi, abbiamo trovato questo e questo e il bastone da scopa e questo che metteremo qua dentro. Pick Quel tombino sembrava aperto. up. Ragazzi, incidente, 10.000 like. 10.000 like, incidente con la Chi macchina. è? Adesso stiamo andando a prenderla a pittura, no, non posso dire la pittura La al pittura non è al contrario. contrario. Non si dice. Vabbè, non si può dire. E niente, quindi. Perché andiamo a prendere la pittura da un'altra parte? Perché costa di meno. Al primo negozio mancavano le pitture, cioè c'erano, però Però c'è stata la costavano. genialata del bastone. Esatto, perché abbiamo scelto un manico di una scopa, quelli che si allungano e Sì. si restringono. E poi ci abbiamo messo dentro Poi. i tubi della piscina, Esatto. quelli di gomma, no, Geniata. quelli di Spugnetta. spugna, esatto. E niente, quella è stata la prima idea. Lì abbiamo comprato i due manici, però lì c'erano le pitture che costavano un po' troppo. Ho Sì, detto, costava uno eh no, sproposito. e no, e no, e no. E quindi siamo andati da Teddy. Un altro negozio. Poi lì ho anche sperato di trovare qualche parrucca, ma c'era soltanto del mio colore di capelli uguali ai miei, quindi ho detto, benissimo. E già che eravamo, la si è comprata 14 pacchi di caramelle. E stiamo andando in un altro negozio. Ok, secondo negozio. No, in realtà solo uno. Vabbè. A prendere altre cose serve la pittura, ma soprattutto Lara voleva andare da Pittura. te. Ah, ma i telefoni. Vai, facciamo un po' dei fiocchi. Qua dovremmo trovare Fiocconi. la pittura. Aspetta che mi so. Vai. E la pittura sta giù in fondo, mi sa, no? Era costi un euro. Trovata? Sì, guarda, prendo.
Questo rosino? Quale rosino ti serve? Questo rosino. Così chiaro? Sì, così chiaro. Questo baby? No? È più quello, anzi. Perché fa aspetto. Questo perlato! No, questo perlato purtroppo è più un altro. Però era figo l'effetto perlato, tanto che ti importa? Prendo un nero e un bianco e faccio. Se ti serve nero, vabbè, nero, sennò ti viene. Tutte e due che mi stanno finendo entrambe, perché queste qua le avevo comprate un miliardo di anni fa. Però questo fa un effetto fighissimo. È poco perlato. Vabbè, però meglio questo. Cioè quello che mi serve. Prendere quello che mi serve, non così. Era bello. Allora, le porconerie che ci stanno qua. Che è questo? Patatine a gusto di mela? No, vi prego, no. No, cioè non so se posso sopportare questo o la carbonara nel ramen. Ma che è sta cosa? Cioè sono il gusto di mela, veramente. No. Oddio, sembrava caramelle frizzate. No, sono tipo patatine. Questo è il gusto di pizza. Questi sono i siluri. Marshmallow. Questi sono belli. Là? No, è un non lo so di Peppa. Che carino sei. Che carino. Avevo comprato qui qualcosa del genere una volta, non mi ricordo che cos'era. È tipo una caramellina gommosa marshmallosa. Caramelle frizzanti le ho viste? Guarda, queste sono frizzanti sicuro, trolli. Queste mi sa, guarda. No, queste sono le perline che fate il braccialetto delle caramelle da sola. Ma questo è bello. Non vedevo questo dal 2013. Che cosa meravigliosa. Cioè, non te lo compri già fatto, te lo devi fare te. Prendo questi di caramelle frizzanti. Penso, sono... no, sono alla mela però, aspetta, non so se sto facendo. No, aspetta. Cerchiamo bene, vuoi uno spiedino? Mi sono mangiato uno spiedino di caramelle. Sì, esatto. Una cosetta proprio. C'è pure l'ovetto di Giorgia, non vorrei dire. Guarda che c'è sta qua, quelli che... I vermi? Belli, i vermi frizzanti. Che ti sei comprato? I vermi. Questi sono frizzanti, là, la trovate? Mega sur. Questi sono mega frizzanti, mega... No, i vermi, i vermi sono di più. E questi invece che so, caramelle... No, quello di prima, no. Ma che è sta cosa? Ma che è? No, questo è bruttissimo. È un lightstick. È un lightstick che... Aiuto, che serve? No, a niente. Infatti. I vermi. Ok, eravamo venuti per comprare il colore, la pittura, e ci stiamo a comprare tutte le caramelle frizzanti. Esatto, tutte cose. Ok. Eccolo, questi, un euro costano. 5 euro. Di polistirolo però, meglio se era di... La dipingo. Però c'ha il suo però. Sì, faremo anche gli assaggi di quelle caramelle e comunque... lì ho trovato le pitture a poco e belle. Esatto. E niente, io ho detto, prendo di nuovo quella nera e bianca, perché alla fine ne avevo già detto Betty in casa. Però sì, esatto, perché siccome tipo ci ho usato 18, le ho usate, quelle due pitture bianche e nere, le ho utilizzate per fare 18.000 cose, per pitturarci un sacco di accessori e robe varie, mi erano quasi finite, ma io non me lo ricordavo. Quanto costava? Veramente poco, così un euro mi pare. Un euro. E ho detto, vabbè, me ne prendo tre. Cioè, tre nel senso, una nera, una bianca e una rosa. E ho fatto bene a prendere, perché alla fine mi sono finite tutte e tre. Esatto. E lì è cominciato l'arte della pittura. Esatto, i miei 5 giorni di lavoro. È stato veramente... tanto, però si è dedicata con molta determinazione. Il bello è che all'Ostia Comics, posso dirlo che siamo andate una, che sono una mia amica, siamo andate a una gara di cosplay, ecco, io avevo questo martello gigante, robe varie, e praticamente tipo tutti mi facevano, con che boia l'hai fatto? Io del tipo sono stata l'unica del tipo lì proprio a mettermici, ok che tipo in alcuni punti tipo mi sono un attimo annoiata, però volevo continuare, tipo. Esatto, cioè la parte più brutta è stata aspettare che si asciugasse la pittura, perché io volevo fare gli... Subito. Esatto, gli schizzi di... Sangue rosa. Di sangue, ecco, insomma, dire di sangue rosa, perché in Danganronpa il sangue è S4 ngue è rosa. Come vedete vi stiamo dicendo un sacco di cose. Vanilla. Che
Che è il coso del gelato? Abbiamo un sacco di materiale della fiera, quindi ve lo faremo vedere nei prossimi video, ma quindi continuate a seguirci, iscrivetevi al canale perché è importante. Ma appunto, ecco, questo era quello che ha realizzato lei. Volete vedere il risultato finale? Il risultato finale, eccolo qua. Lo vedete a 24 ore, ragazzi. Ma no, subito. Eccolo qua, completo. Ecco, bimba d'angarompa. Sei Giunco? E lo Shima. Che carina che sei. Se ci seguite su Instagram, Babuit, già avrete visto. Esatto, soprattutto grazie perché io ero in ristendo, un po' di riprese le ho fatte, ma mi stanno arrivando, mi sono arrivate e mi continuano ad arrivare un sacco di foto bellissime che avete fatto voi a Lara, che mi avete fatto vedere taggandomi. Quali foto? C'è stata la mamma di Greta che ti ha fatto quella bambina vestita che era da Hermione, piccolina, sì, ricciolina, che ti ha fatto delle foto pazzesche, me le ha mandate, bellissime. Poi ci sono stati dei fotografi che hanno fatto le foto a lei, quindi ha fatto alcuni shooting, man mano arriveranno le foto, anche l'evento stesso, ho visto che c'erano dei punti quando stavi sul palco che facevi, che guardavi il fotografo, anche quelle penso che arriveranno, quindi bello. Posso dirlo che cosa è successo? È successo una cosa terribile durante... Lo posso dire? No, lasciamo il... lasciamo la suspense. Allora ragazzi, durante l'esibizione è successa una cosa terribile, abbiamo iniziato a tremare, a sbroccare nei peggio modi. Allora, durante l'esibizione, durante la gara cosplay... No, non lo devi dire, è segreto, lo diremo più avanti quello che ti è successo. Scusa, non lo dico più. È successa una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ma proprio a noi, cioè solo a noi due che siamo le persone più sfigate del mondo. Esatto. Cioè noi e mia madre, una mia amica, solo a noi poteva capitare una cosa del genere. Provate a indovinare cosa può essere successo, ma se no ve lo faremo vedere più avanti. Però... No, non è crollato nulla. Non è crollato nulla. Grazie. Non è esploso nulla. Dai, grazie per aver visto questo. Forse qualcosa è esploso. Ma che stai facendo adesso? Stai mettendo non un è po'... Non esploso il terreno, no, non esploso. Mi state pistando. Ah sì, però in effetti qualcosa potrebbe essere esploso. È esploso la cosa. Ok, adesso che vi abbiamo messo... Che ha fatto un mega casino, che ha rovinato tutto. Adesso che avete tutti questi dubbi, provate a indovinare cosa è successo. Esatto, ragazzi, indovinate, non indovinerete mai. Ok, magari qualcuno era lì e l'ha visto, quindi qualcuno spoilererà la cosa. Anyway, come dice Lara, ci vediamo a Sun Beach Comics. Che porterai? Vuoi dirci che... Due giorni ci sono. Due giorni, che... Allora, allora un giorno sicuramente porterò Giunco perché mi piace ultimamente quel cosplay, mi piace molto ed è comodo da portare. E è comodo da portare, quindi lo porto perché mi piace. Certo, un martello è comodissimo da portare. Vabbè, sono abituata. E poi l'altro giorno? Allora, l'altro giorno o porterò Ayano... Uh-huh. O porterò Yuno Gasai di Mirai Nikki, oppure non lo so. Comunque lo scriveremo nelle storie, perché così se c'è qualcuno che vuole matchare con Lara, così andate ragazzi, in giro insieme. Ragazzi, se c'è qualcuno in cosplay di Danganronpa, venite per favore. Esatto. Perché il mio sogno sarebbe creare la classe, la squad di Danganronpa. Sì. Vi prego. Allora ragazzi, il mio sogno sarebbe io che faccio il cosplay di Sonic e mi porto un barattolo di Nutella e un cosplayer minciato come un cosplayer, lo dico con il nome vero o con il nome detto in modo scemo? Fai tu. Lo dico con il nome in modo scemo perché sennò poi dopo alcuni si scandalizzano appunto e... Non prendete sul serio, non mi hai detto in una maniera stupida apposta. Ughi ughi, chi lo capisce? Ughi ughi, okay. Chi lo capisce, capisce. Segue... Che c'entra ughi ughi con che Sonic? Vi segue mentre io corro e che mi vola Sonic da Milano. Nutella. Sonic da Milano. Da cosa viene questa cosa? È un bebe. Okay. Allora, vabbè, cercate Sonic da Milano Nutella. Vi lasciamo con questa perla. Ragazzi, grazie per aver visto anche questo vloggettino chiacchierata. Ci vediamo ancora in altri video. E soprattutto grazie perché il canale sta crescendo tantissimo. Questi giorni non lo so che sta succedendo, però vi state iscrivendo veramente in tanti. Quindi grazie. Se ci seguite anche su Instagram Babuit ci fa ancora più piacere. E se ci venite a trovare gli eventi siamo super felici. Ok, detto questo, l'ultima cosa che vi devo dire, al firma copia di Sun Beach Comics potete comprare il mio libro lì durante l'evento. Se qualcuno lo porta che ha già il suo, io ve lo firmerò e ve lo dedicherò lo stesso, quindi non vi preoccupate. Un bacio a tutti quanti, ci vediamo al prossimo evento e dopo ce ne saranno altri, quindi restate connessi con noi. Ciao.
Ciao, guardate, adesso è spenta la luce. Tu sei fissa.